Buongiorno, sono Maura Garau di cyberitalian.com e sono qui per presentarti le nostre lezioni di italiano. Questa è la lezione intermedia di prova e in questa lezione imparerai a esprimerti con frasi più complesse e a fare paragoni. Gli elementi che vediamo in particolare sono se, che, perché, comparativi, superlativi ed espressioni idiomatiche. Usiamo il menu a destra per navigare nella lezione e adesso clicchiamo subito Dialogo. In questa lezione abbiamo un dialogo fra Pino e Rossini, che era un grandissimo musicista e compositore. Naturalmente un dialogo un po' creativo. Possiamo ascoltare l'audio di ogni frase cliccando sui nostri programmi. Questo signore Gioachino Rossini, uno dei compositori d'opera più famosi del Possiamo mondo. fare una pausa, possiamo riascoltarlo e possiamo usare le guide alla pronuncia per ascoltare qualsiasi parola vogliamo. Possiamo chiedere a Franco di pronunciarla per noi, basta che scriviamo qua dentro, e per registrare la nostra voce quando vogliamo sentire che effetto fa la nostra voce in italiano. Possiamo paragonarla agli audio originali e praticare in questo modo. Quando abbiamo finito, chiudiamo la pronuncia. Vediamo che qua abbiamo sempre un glossario con il dizionario online se serve e andiamo giù nella pagina, scorriamo la pagina, abbiamo un piccolo esercizio e poi il commento di Pino. Qui Pino ci dice che durante le nostre lezioni, piano piano, togliamo la traduzione in inglese per abituarci a entrare sempre di più nella lingua italiana, a calarci sempre di più nell'italiano. Quindi immergiti completamente nella lingua italiana. E poi vediamo che ogni lezione ha un proverbio alla fine. Qua ci dice meglio tardi che mai. Andiamo avanti alla sezione Cultura in questa pagina. Non ti spaventare, questo è un esercizio di ascolto dove ascolterai un testo in italiano e vedrai che il testo ha delle parole che mancano. L'esercizio è scrivere su un foglio di carta le parole che mancano. Ascolti, scrivi e alla fine clicchi sul pinocchio Risposte per le soluzioni. L'Italia è divisa in 20 regioni. Ogni regione ha usi, costumi e dialetti particolari. Andiamo avanti, andiamo nella sezione Grammatica, dove ritroviamo i punti che avevamo visto nell'introduzione. Vediamo che per ogni punto grammaticale abbiamo l'esercizio corrispondente. Vedremo dopo gli esercizi. Adesso andiamo un attimo sui comparativi. Volevo farti vedere una cosa della grammatica. Nei comparativi c'è una piccola introduzione e spiegazione e poi, se scorriamo un attimo la pagina, troviamo un piccolo Pinocchio in bicicletta. Clicchiamo su Pinocchio in bicicletta e ci porta alla tavola grammaticale. Qui abbiamo una spiegazione un po' più approfondita. Torniamo alla nostra lezione, alla grammatica, e andiamo a vedere l'esercizio rispondente ai superlativi adesso. Vediamo la pagina esercizi. Quindi possiamo decidere di completare tutta la grammatica e poi cliccare qui per gli esercizi, o possiamo fare un argomento di grammatica e fare l'esercizio relativo. La scelta è libera, dipende da come ci troviamo meglio. Questi sono gli esercizi, compiliamo ogni esercizio e poi sul pinocchietto risposte avremo i risultati, le soluzioni e soprattutto avremo il voto. Se scorriamo giù, vediamo qui non abbiamo scritto niente, quindi abbiamo totalizzato 0 di risposte corrette. Mamma mia! Questo voto andrà direttamente nel nostro progress report. E negli esercizi possiamo rifare lo stesso esercizio
E ogni volta, se il voto cambia, viene aggiornato nel progress report. Dopo che abbiamo finito con la pagina esercizi e con la pagina grammatica, facciamo una piccola pausa con l'attività. Nell'attività ci sono dei momenti un po' più divertenti. Qua scegliamo l'attività sull'opera italiana. Questa è una lezione con Rossini, si parla di opera, di musica. Clicchiamo sull'opera italiana e qua abbiamo delle domande, in genere che musica ascolti, ti piace l'opera? Scorriamo un attimino la pagina, troviamo un piccolo video del Barbiere di Siviglia e il testo e la lezione chiede di cantare, l'attività chiede di cantare perché cantare è un ottimo esercizio di ascolto e pronuncia. Ve lo raccomando, assolutamente. Dopo che ci siamo riposati e abbiamo giocato con le attività, facciamo l'esame, andiamo all'esame. Qui il meccanismo è simile a quello degli esercizi, però attenzione, l'esame si può fare solo una volta. Il voto che prendiamo la prima volta non può più essere cambiato, anche questo va nel nostro progress report. Quindi fai l'esame dopo che hai completato la grammatica, gli esercizi, dopo che hai praticato. E quindi scorriamo giù anche questa pagina e vediamo che anche qui alla fine abbiamo il pinocchietto risposte che quando clicchiamo ci darà il risultato che verrà appunto segnato nel nostro progress report. A questo punto la lezione è stata completata. Io ti ringrazio per l'attenzione, ti auguro una buona pratica di italiano e ci sentiamo presto. Ciao!